Eccoci bambini, bentornati alla Bottega dei Racconti. Oggi leggiamo insieme Il Topolino e il Grande Lama. Sul tetto del mondo, fra le montagne dell'Himalaya, viveva un saggio, un grande lama, come si dice laggiù. Quest'uomo era conosciuto in tutta l'immensità del Tibet per la sua intelligenza e la sua bontà. Un mattino, mentre usciva di casa, ecco quello che gli capitò. Il grande lama spinse la porta di casa, mise fuori un piede, poi l'altro e un rumorino riecheggiò accanto a lui, un rumore decisamente piccolo. Il grande lama si abbassò, tese l'orecchio, cercò sotto la pietra e cosa vide? Un topolino rincantucciato, tutto intirizzito per il freddo della notte. Il saggio lo raccolse con delicatezza e lo riparò fra le mani. Ben presto il topolino ebbe così caldo che cominciò a rianimarsi. Il grande lama gli offrì un po' di latte tiepido di yak e il topolino, rinvigorito, si mise a squittire educatamente. Rinpoché, una parola che vuol dire grande e prezioso e che è segno di immenso rispetto. Rinpoché, non dimenticherò mai che mi hai salvato la vita, ma sarò sempre troppo piccolo per ringraziarti abbastanza. Ti sbagli? Rispose il grande lama. Basterà che tu rimanga qui a farmi compagnia. Spesso mi annoio nella mia stanza e poi da me non avrai mai freddo. E fu così che il topolino cominciò una nuova vita nella stanza del grande lama. Era viziato come un re. Le sue giornate scorrevano tranquille, giocando sul gran tappeto di seta dai mille viaggi. E tutte le sere, prima di dormire, il grande lama lo cullava con le sue storie preferite. Tuttavia, nel fondo dei suoi occhi grigi c'era qualcosa che non andava. Una sera il grande lama si preoccupò. «Che cos'hai, topolino? Rimpiangi forse la montagna e il freddo? Appena arriverà la primavera, se vorrai, potrai tornarvi». «Oh, no, no, rimpoché», rispose il topolino. «Non rimpiango nulla, né la montagna né il freddo, ma...» «Ma cosa, topolino?» «Rimpoché, è che la mia vita è dolce al tuo fianco e sono tutti gentili con me qui a casa tua, ma c'è il gatto!» A queste parole il grande lama scoppiò a ridere. Non aveva mai pensato al gatto, era un animale troppo ben nutrito per badare ad un topo. «Non hai nulla da temere, ti assicuro, il mio gatto non farebbe male neanche ad un topo!» «Ma io ti credo!» squittì timidamente il topo, «ma è più forte di me. Ecco, io ho paura del gatto». Il grande lama si sedette e si mise a riflettere mentre il topolino scalpitava. «Rinpoché», bisbigliò un po' infastidito, «penso di avere un'idea. Trasformami in gatto e io sarò felice qui al tuo fianco». Il grande lama esitò, scrollò il capo, ma davanti al topolino che lo supplicava, alla fine si decise. «Poiché è così, topolino, che il tuo desiderio si realizzi». Detto, fatto, il topolino si trasformò in un bel gatto grigio. Di buon mattino, il bel gatto grigio uscì a testa alta dalla camera del grande lama, ma subito dietro la porta incontrò il gatto di casa che ritornava dalla cucina. Il bel gatto grigio si spaventò, fece la gobba, mostrò i denti, miagolò e soffiò. E per finire si precipitò col pelo ritto nella stanza del grande lama. Vedendolo in questo stato, il grande lama si rattristò. «Che cos'hai adesso? Non avrei mica avuto paura del mio gatto? È così tranquillo!» Il piccolo topo gatto provò una vergogna tale che rispose: «Ah, oh, no, no, rinpoché, non è stato il tuo gatto a farmi paura, è stato un cane gigantesco che mi ha mostrato i denti». Il grande lama si mise a riflettere, esitò, scrollò il capo e poi finì col domandare: «Vorresti per caso diventare un cane?» «Oh, rinpoché, la tua bontà è infinita, poiché è così», rispose il lama, «che il tuo desiderio si avveri». E detto fatto, il bel gatto grigio divenne uno splendido cane grigio. Verso mezzogiorno, il magnifico cane grigio
uscì trionfante dalla stanza del grande lama, ma nel cortile incontrò di nuovo il gatto di casa che si stava leccando i baffi. Il gatto, spaventato da quel cane enorme, fuggì via miagolando orribilmente, in quanto al cane, ancora più terrorizzato, fece un balzo, abbaiando come un matto prima di rifugiarsi nella stanza del grande lama. Questa volta il grande lama trasalì e si preoccupò. «Che ti ha fatto così paura? Un altro cane più forte di te?» Il piccolo topo cane, con la testa sotto il tappeto, rispose morto dalla vergogna. «Oh, no, no, Rinpoché, figurati che nel cortile ho appena incontrato una tigre gigantesca che mi ha mostrato gli artigli!» Il grande lama si mise a riflettere. Esitò, scrollò il capo, poi finì col dire «Capisco la tua infelicità e la tua paura. Vuoi allora che ti trasformi in una tigre?» «Oh, Rinpoché!» rispose il piccolo topo cane, tirando fuori la testa da sotto il tappeto. «Sarebbe di sicuro la fine di tutte le mie preoccupazioni!» Al calare della notte, una potente tigre dal banto color dell'oro lasciò la stanza del grande lama. Passeggiava fieramente nella casa, facendo fuggire tutti i suoi abitanti, ma improvvisamente nella penombra incontrò il gatto di casa che stava ritornandosene in cucina. Alla vista della tigre, il gatto, credendosi già morto, saltò sul tetto, ma alla vista del gatto la tigre, ancora più terrorizzata, fuggì e si nascose sotto il materasso nella stanza del grande lama. Il grande lama non credeva ai suoi occhi. «Povera tigre, quale orribile bestia ha osato minacciarti?» «Oh, la più mostruosa che esista, Rinpoché, una bestia che non puoi neanche immaginare!» «Ma non c'è un animale più spaventoso della tigre in tutta l'Asia?» si stupì il saggio. «Oh sì, ce n'è uno, ti assicuro!» «Ma chi è? Rispondimi!» insistette il lama. «È il gatto!» farfugliò la tigre, ancora senza fiato. Allora il grande lama scoppiò a ridere e disse: «Vedi, topolino, ciò che conta è che hai un cuore di topo. L'apparenza non cambia niente. Anche se ti trasformerai in gatto, in cane, in tigre, tu avrai sempre paura del gatto perché rimarrai sempre te stesso, cioè un topo. Ecco tutto!» E fu così che il piccolo topo, gatto, cane, tigre ritornò ad essere un topolino per il resto della sua vita. Alla prossima, bambini!